Buonasera Londra. Buonasera a te. questa sera abbiamo il mitico Andrea Bergamante. Mitico, Attendiamo troppo. qualche minuto, super mitico. Attendiamo qualche minutino che entra qualcuno. C'è già Nicolò Braschi in pole position, è Sì, me l'aveva entrato, ci promesso. saluta. Ciao. Grande Ciao Nicolò. Nicolò, mitico. Vediamo chi si sta connettendo. Intanto commentate pure sotto, mettete qualche like al nostro amico Berga. Marco Falcone, ciao ragazzi top, Louis Ciao a Zeta, tutti. mitici entrambi, Nicola Pin. Vai, Buonasera. Eccomi. mettete tanti, tanti like e cuoricini intanto che... Attendiamo che arrivino tutti, così iniziamo la diretta con le domande ad Andrea Bergamante. Chi non conosce Andrea Bergamante avrà modo in questa oretta di sverniciarlo e sapere tutti i segreti dei suoi stacker e dei suoi slover che ha prodotto in questi anni. Intanto E di tutte le notti intendo insonni che ho passato negli insonne. anni per poter cercare di trovare soluzioni, che poi mano a mano che aumentavano il numero dei barbi, quindi aumentavano i problemi perché ogni dispositivo aveva bisogno di una, magari di una modifica, di una miglioria, oppure io avevo un'esigenza specifica su un determinato barbecue e quindi erano grossi pensieri che non mi facevano dormire, ma io lo dico perché è Esatto. vero, perché ci sono stati veramente degli anni in cui riprendevo sonno tardi, mi svegliavo anche alle 3 di notte, spesso 2 o 3 volte sono andato anche a trovare Gianni a Mola di Bari, il grande Gianni D'Ambrosio che saluto, per me sempre il maestro. Partivo alle 3 di notte, andavo lì, gli portavo qualche accessorio da collaudare, da provare, da vedere, prendevo un caffè e tornavo a casa perché proprio era E tornavo a casa. una Intanto mania, sì. salutiamo Marco Boldetti, Pierfranco Tonolli, Luiz Zeta che dice: chi non conosce il Berga si strugge ancora con lo Snake. Sono cavoli Ah, suoi, perché veramente chi sì. sta ancora lì a giocare con lo Snake sono dei grossi problemi con i nostri Eh barbecue. sì, potrebbe risolversi tanti Intanto problemi io di setup, tanti problemi a posizionare bricchette tutte belle precise, tutte intorno alla camera di combustione, per poi vanificare il tutto quando in magari un momento concitato con un amico in cui si fa un brindisi con il piede, va a dare un colpo alla gamba del barbecue, lo snake cade, si interrompe la combustione, noi siamo belli ciucchi e la cottura, amen. anche. Quindi Intanto slower, slower, slower. salutiamo mitico Alberto. Alberto è stato protagonista della quarta puntata. Roger, un mio corsista, Ciao, ciao ragazzi. Nicolò che mi dice che sono assetato. Purtroppo ho pedalato anche in bici, quindi me la merito questa birretta questa sera. Una grande Sì. IPA, anzi, double IPA stasera. Vabbè, ma da un socio fondatore del Mobi, solo birra ci si può Solo aspettare, ragazzi, cioè non è che birra e salsicce, io acqua naturale, solo acqua cioè. Sant'Anna. Sì. Benissimo, abbiamo un bel numero di persone collegate e quindi direi di iniziare questa intervista con il mitico Andrea Grazie, grazie che Daniele, troppo gentile, bravo. ci racconta come ha iniziato a fare barbecue, quando ha iniziato a fare barbecue. Iniziato a fare barbecue, diciamo che come tutti, il grilling, la gestione del fuoco, la carne alla brace, le salsicce, le birre sono la passione un po' di tutti quanti, delle giornate spensierate passate con gli amici nelle giornate di festa che caratterizzano queste situazioni. E poi saltiamo una bella parte, diciamo, arriviamo che al momento in cui
Un giorno a casa di mia sorella vedo che mio cognato, che è un grandissimo appassionato di cucina, ha un dispositivo con il coperchio. Lo vedo, mi incuriosisce, gli faccio tante domande, mi mostra il cesto accenditore e in quel momento mi si apre un mondo. Iniziai a guardare tanti video su YouTube, cercare di capire a cosa servisse questo coperchio, il cesto accenditore, cotture in dirette, termometri, gestione delle braci e piano piano la passione si è impossessata di me. E iniziai con uno smoky joe che mi regalò mia mamma nel 2011, 30 novembre 2011, Sant'Andrea. Ricordatevi, mandate Sant'Andrea. qualche regalo, vedete, oggi non è Sant'Andrea, ma ho ricevuto lo stesso. Lo stesso regalo. Esatto. E a parte gli scherzi, iniziai con uno smoky joe. Lo smoky joe, ovviamente, da subito si rivela affascinante, però piccolo, e si iniziano piano piano a cercare soluzioni per renderlo più fruibile, per cercare di sfruttarlo come mio cognato faceva con il 57. E da lì video, passione, amicizie su Barbecue for All, con i quali ho condiviso tante mie modifiche. Iniziavamo a studiare sistemi per cottura in diretta, stacker, girarrosti e quant'altro, e piano piano a casa ho iniziato a costruire alla meno peggio i primi cilindri, quindi già si aumentava di un po' la camera di cottura dello Smoky Joe, quindi già ci riuscivo a mettere due griglie, riuscivo a mettere una pentola con il carbone sotto, quindi anche a farci, diciamo, uno spezzatino affumicato, però il 37 già da novembre a marzo già era diventato troppo piccolo, Troppo piccolo. anche con le modifiche. Da lì 47, 57 e Sette. via vai, Ranger. E poi arrivare anche al 97 che abbiamo ben pimpato con i nostri amici Fabbri per portarlo ad un livello mai visto, perché dopo su Facebook le foto scorrono veloci tra i gruppi, soprattutto tra i gruppi australiani e americani che sono tra i più appassionati e insomma vedo nei loro commenti che comunque è stato fatto un qualcosa che forse nessuno aveva mai fatto prima. E quindi abbiamo iniziato prima una produzione di questi accessori per me, perché ne avevo l'esigenza e le condividevo con gli amici del forum che si era creato nel tempo. Però da lì la domanda di questi accessori cresceva ogni giorno, quindi sì, accontenti un amico, ne accontenti due, ne accontenti cinque, però non è che si può tirar su un'attività, diciamo, illegale, facendo spedizioni giornaliere, ricevendo bonifici tutti i giorni, cioè diventare un impegno, andare in officina, far fare questi accessori, cioè ottimizzarli, renderli anche belli, pulirli fino a renderli splendidi. E allora da lì siamo passati al decidere di aprire una partita IVA, aprire aperta la partita IVA, scegliere un nome, sempre Gianni, che ringrazio, guarda, una grandissima amicizia con lui. Mi aiuta e mi consiglia il nome We Barbecue, Saio, Roberto Mazza, che ringrazio all'infinito come Gianni, ha disegnato il logo e da lì, con questa piccola cerchia di amici appassionati, mi hanno aiutato a studiare, provare e spingere questa mia attività fino comunque a renderla un lavoro, quindi una passione che si trasforma in lavoro, penso che sia un po' il sogno di tutti. Fare ciao grande Gianni. Gianni, ho visto che sta Sì, c'è Gianni, c'è c'è Gianni. c'è ciao Infatti, grande. ne
Approfitto, saluto Domenico Elicio, Luca Tamborini che sono appena entrati, grande Gianni Gianni. e Andrea Falconieri. Ciao Andrea. Elicio dice: Andrea ha conosciuto San Marino 2017, aveva un gazebo con i suoi prodotti homemade. Diciamo che io l'ho conosciuto di nicchia. Perché come lui aveva uno Smokey Joe che è mitico lo Smokey Joe, io Sì, avevo certo. invece il 50, un diametro 57 e mi era già piccolo e ho Certo. conosciuto Andrea guardando proprio su Facebook, ho detto ma guarda questo che fa i cilindri per alzarlo, per mettergli 4 griglie, posso metterci un sacco di pulled pork, ho detto ma li fai per te? Oppure li vendi o me lo vendi così in privato per amicizia. Da lì è nata l'amicizia anche con Andrea. Certo, Infatti certo, è certo. stato veramente un incontro casualissimo e molto molto bello. Ma sì, la passione come sempre unisce le persone anche quando non si conoscono e non si sono mai visti, ma dopo un piccolo scambio di battute si diventa subito amici e si inizia a parlare la stessa lingua. Io ho avuto la fortuna anche di fare il coach di Barbecue for All, quindi ho conosciuto tanti tanti griller che oggi sono ancora più amici di prima, perché nel tempo comunque ci si è mantenuti in contatto, ci si è sentiti, magari anche nelle gare ci si è incontrati, e quindi sono delle amicizie che magari sono anche molto più forti di quelle di amici che comunque potresti avere nella tua stessa città, che vuoi o non vuoi, però magari non senti, perché i ritmi della vita, le passioni non sono le stesse, e invece, anche stando a distanza, unendoci questa passione per il barbecue, fa sì che ci si senta giornalmente, perché tra Facebook e gruppi Telegram sento più voi che mia sorella. Guarda, è una cosa veramente incredibile. Sì. Ti sta guardando online. Intanto saluto anche il mitico Igor Tirelli, che è anche stato lui Grande un io. precursore della chat di WBBQ. Certo, Allora, certo. c'è Emilio che dice: sì, ma adesso mi mandate una canaletta per arrosticini. E a me me l'ha mandata Andrea e c'è anche il motorino e butti su 40 arrosticini a botta, vero? Funziona così. È un grande dispositivo anche quello, perché comunque l'arrosticino è una preparazione ovviamente tipica delle nostre parti, che però ovunque siamo andati, chiunque l'abbia assaggiati, è stato rapito da questo sapore intenso e da questa tecnica di cottura. Anche lo stesso Jim Johnson, che è pluricampione e via, all'IBC 2015 si è scofanato una scatola di arrosticini e continuava a chiedere al mio amico Giampiero, che stava lì allo stand degli Esquisse, e Jim Johnson faceva: "Sorry, how many time cook arrosticini?" E Giampiero gli diceva: "Jim, oh Jim, ma tu hai vinto la gara con il V-Log, hai calcolato i tempi, e questo un arrosticino 2 cm per 2 cm a 8 cm dal carbone, mi vieni a chiedere il tempo di cottura?" Quindi l'arrosticino è una preparazione veramente affascinante, veramente buona, che mette veramente d'accordo grandi e bambini, perché veramente è una droga qui da noi a Esatto. scatole da 125, non è che puoi comprarne 5-10 a multipli di 5-10.125. Sì. Dice Andrea Garutti che Andrea è stato un precursore dei tempi, me lo ricordo sul forum a tirare fuori i suoi stacker e i suoi slower. Il vecchio forum Il BBQ vecchio forum, for All dove vi siete sì. conosciuti, mentre Gianni dice: ho avuto l'onore e la fortuna di essere tester per molti prodotti di Andrea, posseggo ancora tutti i suoi prototipi. Lo dicevo prima, Gianni, forse eravamo all'inizio della diretta, quando più volte sono venuto a trovarti a Bari partendo la notte, perché passavo le notti insonne, venivo, ti ho portato più volte qualche accessorio
che tu gentilmente hai testato con le tue pizze e con i tuoi consigli siamo riusciti ad arrivare comunque ad un livello ottimo di produzione, perché produrre comunque uno o due pezzi è un conto, poi comunque produrre in larga scala, produrre in serie, c'è bisogno di un progetto che sia valido e funzionale, che sia comunque anche stato testato in diverse condizioni, quali dicevo la cottura della pizza, il girarrosto e la doppia griglia, che comunque rendono questo accessorio, che ha questo nome per un certo senso assurdo, perché tutti dicono WSRP, ma come si dice, che vuol dire? Cioè che l'acronimo di W e WBBQ, la S sta per smoker, perché può, diciamo, alloggiare due griglie e aumentare la capacità di cottura del dispositivo, la R sta per rotisserie, perché ha anche l'alloggiamento, la predisposizione per un kit girarrosto, la P sta per pizza, perché può essere utilizzato come kettle pizza. Quindi in un unico accessorio siamo riusciti a far coesistere, diciamo, queste tre esigenze che si ponevano davanti ai griller quando volevano modificare il loro barbecue, perché è vero che gli accessori in commercio ce ne sono tanti, sicuramente la Weber o anche altri loro concorrenti fanno dei grandissimi accessori, però fanno degli accessori specifici, ossia fanno l'accessorio per la pizza, fanno l'accessorio per il girarrosto, fanno l'accessorio per questo. Quindi tu, per poter fare i tre setup, hai bisogno di tre accessori, mentre noi siamo stati i precursori, perché io garantisco che non c'era prima un accessorio che racchiudeva insieme i tre dispositivi, anche perché sicuramente non è conveniente a livello commerciale fare un dispositivo che fa tre funzioni, invece che io venderti tre dispositivi, cioè uno per la pizza, uno per il girarrosto e uno per aumentare la capacità di carico. Quindi abbiamo unito queste tre situazioni, questi tre setup in un unico stacker, ottimizzando gli spazi per poterlo rendere fruibile a tutti i griller, diciamo, che io reputo i griller di tutti i giorni, come lo sono io, perché faccio un utilizzo a livello familiare, non faccio un utilizzo a livello industriale di avere la necessità di avere chissà quanto spazio. Quindi si adatta a 360 gradi a tutti i fruitori di tutti i giorni, tutti i griller di tutti i giorni, perché hanno l'esigenza magari di fare il girarrosto una volta al mese, un'altra volta fanno la pizza e non si possono magari anche economicamente permettere di avere tre accessori o avere lo spazio. Quindi diciamo, ho fatto anche contente molte mogli, perché ho tolto anche tanta cianfrusaglia da, si dice, in mezzo alla strada, perché magari noi uomini avremmo comprato accessori su accessori. Almeno qui abbiamo sfoltito un po' i nostri accessori a disposizione del nostro barbecue. Infatti c'è Nicolò che le dice: lo uso come smoker, rotisserie e pizza. E Enrico Mauro: più che accessori sono necessori. Esatto. Mentre c'è Alberto che chiede: qual è il pimp più figo che hai fatto? Il pimp più figo che ho fatto sicuramente è quello che abbiamo fatto sul Ranch Kettle 97, dove immaginate, molti lo conosceranno, tanti non sanno neanche dell'esistenza di un barbecue della Weber che ha un diametro con una griglia dal diametro di 95 centimetri. Quindi è un kettle da 97, non da 57, sul quale abbiamo installato un cilindro alto 105 centimetri con griglie reversibili, doppio sportello. Su YouTube ci sono i video dove facciamo vedere tutta la composizione del kit, praticamente cilindro, griglie, water pan, charcoal ring,
arrivava a pesare anche, abbiamo pesato prima di consegnarlo al caro Marco Agostini, che insieme a Michele Pieragostini lo andammo a consegnare a casa, pesava la bellezza di 80 kg, cioè quindi 80 kg di Avevate fatto acciaio il inox. brisket di Wagyu, avevate cucinato un brisket di Sì. Wagyu, infatti dice Andrea, se non ricordo male, era stato sverginato anche per Sì, quell'occasione. in quell'occasione dove noi lo dovevamo utilizzare in questo evento, ecco che vi ho trovato anche il link nel frattempo. E praticamente dopo averlo consegnato ai vertici di Barbecue for All, lo dovevamo accendere, mi venne detto: vabbè, tu lo hai progettato, tu l'hai costruito, adesso accendilo e cucina questo brisket di Da Wagyu mille euro. da 1.000 euro, dove solo il grasso aveva un potere di acquisto che di questi tempi potevi farci la spesa con 1 litro di quell'oro colato, e praticamente fu un'emozione, paura, doverlo accendere e avere una responsabilità molto ampia. Questo sicuramente è il pimp più affascinante e più atipico, anche se può essere come quelli che facciamo per il 57, ma ne abbiamo fatto uno e penso che non sarà mai più rifatto, perché un altro matto che Perché non va a c'è più il ranch. fare, Infatti non c'è più il ranch. c'è Igor che dice: il ranch è il mio cruccio, c'era l'occasione per prenderlo, ma mi mancavano 1.300 euro che Ti dirò volevo. di più, Igor, il giorno che io e Michele Pieragostini siamo andati a consegnare a Marco Agostini lo Staker, tu hai fatto gli stinchi di cavallo nel WSRP. Me lo ricordo Sì, ma perfettamente, guarda. Igor ha fatto anche dell'Hollipop di tacchino, cioè mica. All'IBC fece primo con il brisket cotto sul WSRP. E sempre Igor dice: ma il WSRP impilato sullo Smoky Mountain deve essere stato uno dei primi a fare questa cosa da Sì, malati mentali. anche questa è opera del grandissimo amico Michele Pieragostini, che mi ha aiutato tantissimo nello sviluppo e nel testare, provare, vedere gli accessori, e che lui mise il WSRP sullo Smoky Mountain, che poi lo WSRP, diciamo, nella versione questa alta, è lo Zurlo, dedicata a Simone Zurlo, perché anche lui mi ha aiutato tantissimo nello sviluppo e nel trovare anche le proporzioni giuste, le distanze, a studiare la grandezza dello sportello, il posizionamento di tutte le varie componenti, e quindi ancora ovviamente rimane il nome dell'accessorio che porta il suo cognome, perché Simone è stato anche lui determinante, come tutti gli altri che ho citato, ma sicuramente ne dimenticherò tanti altri, come anche Sergio Candido, Enrico Mauro, anche tu ovviamente, Pagotte, oramai ci sentiamo 10 volte al giorno, quindi 10 volte al giorno, dice è Borsari che loro ai mondiali WBQA in Svezia portarono gli accessori WBBQ. Eh Io sì. devo dire, la mia prima gara KCBS, che fu il primo West in cui io e lui eravamo avversari, ma amici, perché alla Sì. fine avversari di team, ma amici, e poi c'era sta gara sul pollo che Certo. comunque noi ci siamo presentati come l'armata Brancaleone, con un freddo terribile, quattro kettle e quattro Certo. slover, e avevamo fatto una figura dignitosa in mezzo alla Certo. neve con i gazebo e non con le casette di legno come adesso, infatti Certo. era stato fenomenale. È da Allora. sottolineare che nel pollo vi siete classificati anche davanti a noi, che poi alla fine ci siamo classificati come Reserve Grand Champion, e voi siete classificati Come nel team.
meglio nel pollo rispetto a noi, dove io ero addetto al pollo. Però un'esperienza bella, bella, veramente non come adesso, allora, perché purtroppo non ci sono potuto mai andare dopo quella prima esperienza, però la ricordo veramente. Secondo me è stata una bella esperienza, perché è stata molto, molto, cioè eravamo proprio alle prime gare in Italia, e poi quella lì veramente non era quelle casette di legno come adesso. Esatto, ma poi anche la prima edizione, comunque erano le prime gare della KCBS in Italia, dove a giugno dell'anno prima c'era stata la gara a Perugia a Piacere Barbecue, dove Simone Zurlo avevano conquistato la vittoria, e poi a dicembre dell'anno successivo si svolgeva questa gara al West, e quindi era tutto all'inizio come esperienza delle gare in Italia per quanto riguarda la KCBS. C'è Igor che dice: dedicato allo Zurlo, parlandone da vivo. Zurlo ancora vivo, ve lo confermo, l'ho sentito anche l'altro giorno. Anche Invece io. Ah, grande Gianni. Gianni dice: parlaci di Scalles e della genesi del nome, e poi dopo parleremo, oltre che della genesi, che cosa fa Scalles. La genesi del nome, vabbè, sorvoliamo, magari ne parliamo un'altra volta. Il nome uscì durante una conversazione all'IBC 2016, dove andammo io ed Enrico a dare una mano ai Southern alla gara a Perugia, e la sera, parlando di un po' di stupidaggini, uscì fuori questo nome che Dopo quanti richiamava drink? tanti tanti drink, dopo tanta fatica, tanti chilometri per arrivare e quant'altro, uscì fuori questo nome, e si parlava credo dei Sauter Dutch, che avevano questi reverse flow non ricordo se erano la marca degli affumicatori, che avevano dei reverse flow, e con Gianni lì allo stand diceva di farne uno in acciaio inox, di renderlo un po' più trasportabile, cercare di non farlo troppo pesante come tanti dei reverse flow, che hanno comunque anche una tripla camera, una bellissima coibentazione e tenuta termica, che però comunque alla fine pesano anche oltre 100 kg, nonostante possano avere delle dimensioni contenute. Ragionando sempre con gli amici dei Southern, praticamente si ragionava anche delle temperature non particolarmente freddi che abbiamo in Italia, ma soprattutto anche al sud dove provenivano i Southern, e dicevano che consigliavano di eliminare la doppia camera, che appesantiva e rendeva anche molto, molto più lavorato e costoso la realizzazione dello Scalles, e quindi pensammo di farlo a una camera singola, sempre mantenendo il principio del reverse flow, dove le camere di combustione e la camera di cottura sono separate, il calore sale attraverso le pareti per poi essere risucchiato dalla canna fumaria dal basso, in modo tale che il fumo e il calore investa in maniera uniforme il cibo. Lo alleggerimmo di magari anche di 30 kg, perché avere una doppia tripla camera di acciaio inox tutto intorno a questo poligono, che poi alla fine è di questo affumicatore, e togliere anche la coibentazione, soprattutto per abbattere costi, il peso, e perché le temperature comunque in Italia non sono così rigide come possono essere in Nord Europa o comunque in qualche altro stato, dove si ha la necessità di avere una bella coibentazione anche per consumare meno carbone e mantenere una temperatura stabile all'interno della camera di cottura.
E quindi lo abbiamo studiato così, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni nel produrlo, perché comunque nel nostro piccolo ne abbiamo prodotti parecchi, con tanti griller soddisfatti dell'utilizzo, della qualità dei materiali, dove noi cerchiamo di utilizzare acciaio inox, non solo a partire dalle lamiere, ma anche a partire dalla bulloneria, anche le maniglie esterne. Con molla ribaltabile, le chiusure esterne, tutto in acciaio inox, al fine di poter proporre un prodotto interamente in acciaio inox che possa essere davvero eterno, che possa essere lavato in qualunque modo, che possa essere anche strapazzato senza doverne subire le conseguenze degli agenti chimici che si potrebbero utilizzare nel lavaggio, praticamente, come si fa nella ristorazione, dove si utilizzano dei prodotti chimici altamente aggressivi per sanificare, per pulire, dove i macchinari sono studiati per poter affrontare questi detergenti. Anche noi abbiamo voluto proporre un affumicatore degno di una cucina del ristorante, con i materiali di altissimo livello, con una qualità eccezionale, che sfido chiunque a trovarmi un affumicatore che abbia queste qualità. Poi può piacere, non può piacere, può avere anche il suo costo, però la produzione in Italia e l'artigianato, come in tutti i settori, sono costosi. Quindi il nostro fine è quello sempre di proporre il miglior prodotto possibile, che sia indistruttibile, senza lesinare su spessori o Infatti, materiali. Preferisco non farlo, piuttosto Gianni dice scale. Scales in asse ereditario. Io confermo tutto perché sono possessore forse dello Scales terzo, quarto, non Eh mi sì. ricordo, di Sì. generazione. E confermo tutto perché il mio Scales ha veramente cotto quintali e quintali di pulled. Ne ho caricato, io cerco sempre anche di portarli allo stremo queste macchine, Beh, e l'ho certo. sempre caricato sui 30, il mio record è stato 35 kg di coppe, e Con un vengono consumo tutte irrisorio di perfettamente. carbone. Consumo irrisorio di carbone, c'è una foto storica che c'è sulla mia pagina Club Country Grill, dove fa vedere appunto che con 12 coppe belle grosse ha consumato sì e no 3 kg di carbone, ha cotto in 12 ore, senza foil, senza niente, massima succulenza del prodotto. È un bark È di un bark livello. da fare invidia, veramente. E la pulizia aggressiva, io ho poca voglia di usare l'olio di gomito, quindi acido per forni, idropulitrice, torna pulito come non mai, Certo. massima igiene. È una macchina fenomenale. Riccardo Fortunio dice che siamo molto belli, siamo molto felici di essere Ciao belli. Ricky. Nicolò Anche dice: Nicolo Braschi, Ok, ma il eccolo. nome, tutta sta super scarsa, la valenza di Il nome a un raduno, lo sveleremo un raduno. Che Devo succede, cambiare la Daniele? cuffia, intanto. Niente, vai pure. Perché c'avevo un ritorno di audio, ma il nome, vabbè, lo teniamo tra noi, è una cosa un po' riservata, e manteniamo anche un po' la curiosità attorno a questo nome, che nacque in quella fantastica serata con gli amici alla gara all'IBC. Anche Falconieri spesso mi scrive e mi chiede specifiche, setup, temperature, capienza. È affascinato e ammaliato dallo Scales, e lui si è promesso che prima o poi ne prenderà uno per il suo bell'arsenale di barbecue, che comunque già. Vogliamo parlare anche di te, Daniele? Parliamo di me. Ragazzi, Intanto Borsari chiede, vogliamo sapere che birra beve Merli, e c'ho la
La Psycho, che è una double IPA di bottega, che è veramente, veramente molto buona. Ragazzi, compratelo, compratelo. Compratelo, non fate i taccagni che gli scrivete in privato, mandamene uno gratis, ti faccio pubblicità, tirate fuori le 10-15 euro, aiutiamo il grande Daniele a finanziare questo suo progetto perché lui dispensa tanto di quel suo tempo per noi e per il mondo del barbecue con ricette, video, corsi, ha organizzato Gare. tantissime belle gare, esatto. Dove ho avuto il piacere di aiutarlo un minimo nello stand del food, insieme sempre al grande Michele, che salutiamo che non mi pare sia collegato, e quindi Gli manderemo la aiutiamolo. registrazione. Come? Gli manderemo la registrazione a Ah, Michele. sì, beh, con tutte queste belle parole che abbiamo dispensato per lui. Per lui Dobbiamo fargli farlo, sì. Tonolli. il viaggio, dice che fa lo sconto. Allora, gli vendiamo uno Scalles e gli regaliamo per soli 15 euro anche un libro, va bene? Benissimo. Anche Ok. Pierfranco Tonolli sottolinea il fatto che farlo a mano non vuol dire fatto a meno e lui comprende che cosa vuol dire realizzare da zero un qualcosa e produrre pochi pezzi e soprattutto, come dicevamo, produrli con una altissima qualità, con macchinari professionali, con personale super qualificato e in un mondo dove ci si è schiacciati da tasse, costi e quant'altro, cercare di combattere e di proporre un prezzo anche che sia congruo e competitivo e che giustifichi tutti gli sforzi fatti. Fabio dice: se mi Igor fai lo dice. sconto lo prendo. Va bene, passa, ne parliamo, scontiamo la spedizione, tanto lo porti sulla macchina, lo carichiamo sul tettino e Sì, facciamo lo sul tettino, sconto, tranquillo. perfetto. Igor invece dice, anziché il libro, mandami uno Scalles che ti faccio E ti pubblicità faccio la gratis. pubblicità. Ti facciamo Con il... sapere in settimana. Ok, Riccardo Anche. Fortunio chiede se è uscito il libro. Ti confermo che in prevendita è uscito già da metà in prevendita è uscito da metà aprile e adesso è disponibile su tutte le piattaforme online di canali in cui vendono libri, quindi Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori, quindi lo trovate su tutte queste piattaforme. Fabio dice aggiudicato, ok, sul tettino. Quanti Ok. chilometri deve fare sul tettino? Che non ce la farà mai perché comunque con i suoi 70 kg lo Scalles Gli sfonda la capa. gli sfonda la capa. Io vi assicuro che nel bagagliaio della macchina ci sta da Dio. Sì, è una giusta proporzione per poterlo caricare in macchina da solo, per poterlo riuscire a caricare in una macchina non esageratamente grande e trasportarlo con facilità perché è possibile smontare gli sportelli, togliere il cassetto praticamente il charcoal basket che si trova nella camera di combustione, quindi alleggerirlo, riuscirlo a caricare per poterlo trasportare, magari per poter andare ad una gara, poi lì magari pulirlo alla meglio, come diceva Daniele, e riportarlo in macchina senza troppi sforzi e avere una macchina performante con un bassissimo consumo, quindi anche quando si è in gara non si sta troppo a doversi preoccupare dei vari rabocchi e della gestione del carbone, anche perché essendo anche molto stabile, comunque di facile gestione, si adatta moltissimo alle gare e a qualunque altra situazione di ristorazione. Come fai tu nei tuoi eventi? Esatto, infatti Gianni dice lo potete portare in macchina anche acceso, vedete il video di Di Saio. Sai, è vero, è vero, è vero, c'è anche un video.
Intanto fate pure delle domande ad Andrea, così gliele sottoponiamo. Emilio dice: invece abbinamenti birra e carni affumicati, tipo agnello, e che affumicatura? Allora, credo che, no, anzi, c'è sicuramente una ricetta con l'agnello, un burger di agnello. Non mi ricordo che birra ci ho abbinato con il burger d'agnello e te lo dico subito. Solitamente, comunque, con la carne d'agnello io ci abbino magari una tedesca, una Bock o qualcosa del genere che ci sta molto bene, perché comunque l'agnello ha una carne comunque molto saporita e occorre comunque qualcosa che contrasti bene anche il sapore. Adesso ti confermo, così quando prendete il libro, pagina 148, ci ho abbinato. Nel caso di un hamburger invece di agnello, che è una cosa molto più light, una Röders del Bidu, che è una Kolsch, sempre di stile tedesco. Intanto ho trovato anche Intanto, il vai. link del tuo libro perché vedo che qualcuno era interessato all'acquisto. Io ho fatto vedere il libro che non era solo la copertina, cioè è C'è vero, è anche la tutto dedica. vero. C'è anche La la dedica, solo la dedica. dedica costa 20 euro in più, no? No, Domani scherzavo, te era li gratis. mando. La dedica è la parte più bella del libro perché le amicizie si vedono anche da questo. Leggere anche due o tre righe scritte a mano da un amico e ti fanno ripensare comunque a quei momenti passati insieme, a come si è cominciata questa avventura nel barbecue, che poi si è tradotta in un verso, a Daniele in un altro, però fa un grandissimo piacere perché fa capire che se vuoi, se ti impegni, ci puoi riuscire a Beh, una raggiungere un passione. minimo di quello che desideri. È dura perché lo Infatti è, lo però. scopo era raggiungere da una passione una professione. Esatto, In esattamente. entrambi i casi, comunque, c'è il barbecue, ci sono due passioni diciamo differenti, uno la progettazione, l'altro la cucina, ma alla fine si vanno sempre a scontrare assieme. Chiedere Luigi. lui, se c'è qualche nuovo prodotto, WBBQ attualmente in fase di progettazione top secret, ma se è top secret rimane intatto top secret. No, ma No, di scherzo. progetti iniziati, accantonati, poi ripresi, poi riaccantonati, ce ne sono diversi, diverse modifiche e diverse idee. Poter seguire tutto e fare tutto non è facile, anche perché i prototipi e le prove da fare sono tante, quindi bisogna valutare sempre mano a mano l'idea che si ha, se possa essere prodotta su larga scala, se possa essere un'idea che possa essere apprezzata dai griller. Quindi sì, però magari non così top secret perché potrebbero essere banali quando si vanno a raccontare, quindi non sono top secret, però manteniamo questo top secret che fa un po' che affascina questa mia attività. Oggi abbiamo ricevuto il master build che abbiamo ordinato, vogliamo provare, vogliamo creare qualche accessorio, cercare di fare qualche miglioria nel qualora ce ne fosse la necessità di farla, e sempre alla base di tutto il divertimento, lo spirito del barbecue e di cercare di condividere con gli appassionati attraverso dei video, attraverso qualche articolo o fotografia. Questa fortuna che abbiamo di poter toccare con mano e poter utilizzare dei tanti dispositivi durante l'arco dell'anno, come l'ultimo che abbiamo avuto è il Kamado minimo della Kamado Bono, al quale abbiamo fatto uno stand per poterlo rialzare, un tavolino comodo per poter appoggiare un tagliere nel momento in cui si deve fare il foil o comunque si deve andare a
mettere la pietanza in cottura. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo cercato di farvelo conoscere e comunque di sempre di divertirci e di cercare di fare del buon cibo da condividere con la famiglia. Ecco Marius che si è collegato, che saluto. Collegato. Cioè, sì, infatti ti stavo nominando proprio poco fa con il Kamado Minimo, al quale abbiamo fatto qualche piccola miglioria o comunque qualche piccolo accessorio. Miglioria forse non è il caso, perché vuol dire che c'è qualcosa da migliorare, ma il prodotto è super performante così, già con gli accessori che vengono dati di serie hanno un prezzo che è comunque molto aggressivo, con una qualità e una garanzia di a vita che non è indifferente, insomma, rispetto a tanti altri prodotti. Infatti, perché nuovi prodotti WBQ o nuovi prodotti in fase di progettazione top secret, eccetera, le altre WBQ si plasma, si modella in base anche ai nuovi barbecue che escono sul mercato, che arrivano certo dagli Stati Uniti o sul mercato italiano, e quindi nuovi modelli di barbecue, nuove tipologie. Quest'anno c'è il boom anche di Kamado, quindi ci sarà sicuramente bisogno di nuovi accessori per Kamado oppure per Master Build e accessori del genere, quindi certo. sicuramente. Bisogna, cioè, più che creare progetti top secret, adattarsi a Sì, quello che è anche esatto. l'esigenza Per del mercato. esempio, adesso mi è venuto in mente, non top secret, giustamente come dici tu, plasmarsi con i barbecue che abbiamo davanti. La settimana prossima dovremmo fare per un caro amico un girarrosto per il Commander, perché il Commander è una grandissima macchina da guerra che si presta a tutte le tipologie di cottura, però la Charbroil non ha catalogo, non ha previsto un girarrosto, e i possessori di... Eccolo Marco. Ciao Marco, È per lui. ti accontento. Devo riportare solo la macchina in officina, come ti dicevo in privato, e quindi fare un accessorio per un barbecue per il quale non è previsto, e accontentare i possessori, perché, come dicevi tu, con il boom dei Kamado che si sta avendo in questi ultimi mesi, tanti utilizzano il girarrosto sui Kamado ceramici, e praticamente i possessori del Commander, tra virgolette, sono un po' invidiosi di questo accessorio. E nello specifico Marco ci ha chiamato in causa, ci ha chiesto di poterlo aiutare. Noi siamo ben disposti a trovare una soluzione a questa sua esigenza, perché, diciamo, nasciamo proprio dal risolvere un'esigenza davanti alla quale si ha la difficoltà di trovare la soluzione adatta. Esatto. Allora, intanto io rispondo alla domanda di Pierfranco che chiede: birrificio Bidù, quello di Bizzarrone? Sì, ti confermo che è birrificio Bidù di Bizzarrone. La Kolsch è una, diciamo, la Kolsch è uno stile tipico di Colonia. In Italia, in teoria, non si potrebbe chiamare Kolsch, però lui ha prodotto la Roders, che è una simil Kolsch molto particolare, leggermente più amarognola. E a mio avviso è anche molto più buona delle Kolsch tedesche. E rispondo anche a Francesco. Daniele, complimenti per il tuo libro, ti ringrazio, spero veramente che vi piaccia. Attendo anche dei feedback, voglio vedere, avrei molto piacere di vedere che alcune ricette possano piacervi e che magari le replicate. C'era Gianluca che diceva: sono stati venduti più Kamado durante gli ultimi 2 mesi di quarantena che negli ultimi 10 anni, e hai assolutamente ragione. E Emilio chiede: cosa ne pensate del Commander? Lo reputi un ibrido tra Kettle e Kamado ceramicato, difetti, pregi? Il Commander è una grandissima macchina che amo, che utilizzo spesso, e la reputo
Ma sì, un ibrido tra Kettle e Kamado, però diciamo più un Kamado in acciaio praticamente come lo è, con una bellissima coibentazione, con un bellissimo sistema di areazione, con una ventola posizionata lì sul tavolino reclinabile che rende la gestione molto facile, grazie anche alla numerazione, alle tacche per poter settare il nostro dispositivo alla temperatura più adatta alla cottura, ha una bellissima tenuta termica, ha un bellissimo sistema interno dove praticamente oltre alla camera di coibentazione ha un'altra camera che può essere comodamente sfilata per una pulizia molto comoda, il cestino raccoglicenere sotto è comodissimo. Una pulizia veramente facilitata e difetti del Commander non ne vedo. Forse non ha girarrosto? Questo è un grande difetto. Non è Questo è un un grande difetto, è una difetto. mancanza, È dai. una mancanza, sì. Era per Se no, giocare altrimenti il BBQ. sulla domanda, altrimenti io che sto a fare? Che faccio? Che sta a fare? Cioè, non abbiamo Quindi, bisogno di. esatto. L'accessorio invece, chiede Gianni, l'accessorio invece che ha più diffusione, qual è lo Slover? Gli accessori più diffusi sono sicuramente lo slower e il VSRP. Questi sono sicuramente i primi accessori che un griller acquista appena, tra virgolette, viene a contatto con il mondo del barbecue e prende possesso di un kettle. Infatti, tanti dicono: ma perché lo slower non è di serie? Oppure lo installano la prima volta e non lo tolgono più. Quindi sì, lo slower è il prodotto di maggior punta che abbiamo in produzione e poi c'è anche tutta la linea di accessori per il Go Anywhere e lo Smoky Joe che comunque sono molto richiesti perché i mini portatili pimpati sono molto performanti, non sono molto costosi e sono di facile trasporto e di una grandissima fruibilità in qualunque situazione, che sia in spiaggia, in una gita, che sia in campeggio, che lo si voglia portare in una piccola gita domenicale, lo spazio che occupa è minimo e con le nostre accessori lo si rende ancora più performante e capiente. Esatto, infatti Il mai Gianluca più dice lo senza. slower è il mai più senza, assolutamente davvero, perché metti il carbone, accendi, non devi fare minion, apri un pochino l'aria, si regola da solo e Ma siamo a infatti posto. Enrico all'inizio diceva che gli accessori erano i necessori. Necessori, ossia Esatto. accessori necessari. Quindi è una bella parola che fu coniata da Pitmaster Joe, che lo salutiamo, che anche lui comunque ha dato un grandissimo contributo allo sviluppo dei miei accessori con tantissimi studi e tantissime prove, Ricette. però la e ricette, e però la parola necessorio veramente si sposa tanto con i nostri accessori. È il tuo payoff alla fine. Chiede Gianni, Daniele, come la vedi una saison su molluschi e crostacei crudi? Parliamo di barbecue, però i crostacei, molluschi e crostacei crudi ci piacciono parecchio. Per me la birra ideale ci sta alla grande. Io sono poi molto tradizionalista, mi piace molto la Saison Dupont, che la vedo molto bene. Altrimenti, molluschi e crostacei crudi ci vedo anche molto bene. Una stout o ancora meglio una porter leggermente abboccata, quindi ci sta alla grande. È entrato anche il mitico Tommaso, Ciao Tommaso. altro membro dei Southern, e una persona che comunque ha dato un grande contributo anche lui a WeBBQ. E rispondo anche a Pierfranco, grazie mille, è poca strada come tanti altri birrifici artigianali non lontani da Varese, lì sei in una botte di ferro perché trovi dei grandissimi birrifici tra birrificio italiano, The Wall. Vai a Milano, trovi di tutto e di più. Gianni conferma, Porter magari sulle ostriche.
ci sta più sulle ostriche, che c'è quella sapidità che contrasta bene magari con la morbidezza e la torrefazione della birra. Mentre c'era una bellissima domanda che la vado a ricercare, domanda per tutti e due. Domanda per entrambi: se doveste scegliere un dispositivo e usare solo quello per il resto della vita, cosa scegliereste? Questa è una bellissima domanda e io ho già la risposta, ma lascio prima la parola a te. Non è facile perché comunque sceglierne uno e usare solo quello per il resto della vita. Direi sicuramente un Kettle 57 con slower WSRP perché veramente non perché siamo produttori di questi accessori, ma perché comunque con un solo dispositivo, con questi due accessori, si riescono a fare tantissimi, tantissimi setup, si riesce ad avere una gran bella capienza, si riesce a mantenere il Kettle in modo originale, quindi come è stato concepito, quindi togliendo questi due semplici accessori si possono fare delle bellissime cotture dirette e rendere la cottura ideale per come è stato concepito il barbecue e comunque avere la possibilità di farci una pizza a girarrosto, un'altra griglia, come dicevo, per fare tantissime preparazioni e direi sicuramente un Kettle 57 con questi due accessori. Sicuramente. Invece. Io invece a casa mia, se devo accendere solo per me, solo per casa, quindi fare una cosa al volo, una B-Flips o qualcosa di piccolino, VGA tutta la vita con lo stacker e slower, e con lo stacker ci ho fatto anche 2 coppe di maiale da 2,5 kg, quindi 5 kg di pulled in scioltezza. E mi trovo sempre molto bene e consumi veramente pochissimo carbone. E invece, se devo scegliere una seconda macchina, assolutamente un bullet. Lorenzo chiede cosa ne pensate del ProQ e del fornetto. Prima avevo un ProQ, adesso uso un fornetto. Mi trovo veramente, veramente molto bene con un bullet, perché alla fine lo accendi senza pensieri e vanno da Certo. soli. Per grandissime quantità, uno Scales tutta la vita, perché veramente io, quando devo fare grosse quantità, lo accendo la sera, tipo alle 6, alle 7, e alle 6, alle 7 del mattino dopo ho la roba pronta e fai l'overnight dormendo nel letto Senza senza dover mettere pensieri. sonde, senza pensieri, e sei tranquillo che non bruci nulla e non ha sbalzi di temperatura. C'è una domandona: meglio gas o carbone o pellet? Domandona, domandona da $1 milione, però sicuramente l'aroma del carbone, il fascino di dover accendere il carbone, il fascino di dover stabilizzare un dispositivo rendono, secondo me, il carbone invincibile, imbattibile sotto ogni punto di vista, sia dell'aroma e del risultato, sia del fascino e della gestione di tutta la cottura, cioè dover domare il fuoco, penso che sia una cosa che abbiamo dentro, è una sfida che portiamo avanti dai tempi dell'uomo primitivo. Esatto. Poi in Io base alle esigenze, anche. scu ah, scusa. Vai, vai. Poi è Sì, chiaro appunto, che in in base alle base. esigenze settimanali, io trovo molto comodo il gas o il pellet. In Certo. settimana torni dal lavoro, accendi, intanto metti il rub sulla carne, fai una doccia, butti sulla carne, e hai una macchina che è pronta all'uso per fare, diciamo, la cena o Certo. qualcosa al barbecue al volo.
Il carbone comunque per me è sempre l'aroma migliore, è più una macchina magari da utilizzo nel weekend con calma, che accendi, prepari e quindi Ha diciamo bisogno del suo tempo per la gestione. vanno bene tutte e tre, purtroppo ci vogliono tutte e tre, quindi mettiti d'accordo con la moglie, che l'ha detto Andrea e Daniele, quindi Certo. stai L'uomo tranquillo. Dalle più odiato dalle mogli italiane dei migliori. mogli. Poi Sì, c'è una sicuramente. filiazione con qualche avvocato. Andrea sicuramente ha qualche Sì, filiazione con avvocati divorzisti, sì, divorziati. come no. Marco Ah, Falcone forniamo conferma anche il anche servizio di assistenza post separazione per i mariti rimasti soli. Sì, post-separazione, sì, sì. sì, sì. Esatto. Nello Smoky Joe Marco Falcone conferma anche lui 5 kg di pulled, suppongo anche quello con lo staccherino, Certo, e alla sì. fine VGA e Smoky Joe sono due macchine abbastanza simili, cambia la forma, ma come Certo. dimensioni utilizzo sono molto, molto uguali. Allora, Emilio chiede, quando parlate di carbone vi riferite a carbone o a bricchette? Carbone vegetale, sicuramente, bricchette utilizzate l'ultima volta, penso 5-6 anni fa, poi dopo l'avvento dei primi carboni che io sono riuscito a reperire. Di buona pezzatura, di un aroma che è lasciato sulla carne gradevole, non invasivo, di una facilità di accensione, di non avere quelle fumiere invasive che per chi sta in condominio sono deleterie, e sicuramente carbone al momento tra il quebracho blanco o anche il cubano. Sono tra i più diffusi o tra i più che mi vengono richiesti. Per te, Sì, Daniele? assolutamente. E io anche le bricchette, veramente una vita che non le utilizzo, le ho utilizzate di recente perché ho avuto dei carboni della B&B Charcoal che mi sono arrivati a casa, però devo dire che se devo scegliere sempre carbone. E, Certo. oltretutto, appunto, questi carboni che hai citato anche tu, non ho neanche utilizzato legnetti di affumicatura, niente, perché Esatto. già il carbone di per sé, questi carboni qui, danno un aroma che è sensazionale alla carne. E c'è Tommaso che dice che se devo usare il gas per cuocere, tanto vale accendere il fornello. Io direi di no, cioè Ni, o il ni. forno, il fornello, ni. Se devo fare, diciamo, in settimana un classico petto di pollo, un po' di spezie, eccetera, uno, accendo il barbecue di fuori e non faccio l'odore in casa, e Esatto. due, a livello di succulenza trovo una grossa differenza tra un petto di pollo fatto nel barbecue anche a gas rispetto a un petto di pollo cucinato su una padella, forse sarà anche magari la temperatura, lo sbalzo di temperatura, Certo. lo trovo molto molto diverso. Certo. E invece lui Zeta chiede, mi avete, le domande oggi sono scatenanti, mi avete stimolato un'altra domanda, come capire quando un dispositivo ha fatto il suo tempo? E andrebbe cambiato, aspettiamo il crollo o ci sono altri segnali da considerare? Allora. Beh, sicuramente il crollo della struttura portante, della verniciatura e del sistema di areazione sicuramente sono indice del buono stato del dispositivo che magari o va cambiato per intero oppure comunque ha bisogno di parti di ricambio per poter essere riportato allo status iniziale per un utilizzo, insomma, diciamo, comodo, facile e comunque idoneo all'utilizzo che se ne va a fare. Però quando nel momento in cui ci accorgiamo, ci facciamo la domanda che qualcosa non va, io prenderei di petto la situazione e cambierei direttamente tutto e passerei, diciamo, Tutto. allo step
allo step successivo, sì, perché nel momento in cui già che hai il dubbio, già dentro di te sai che hai bisogno di una nuova soluzione. Esatto, io li ho portati sempre allo stremo, avevo due kettle della Weber, lo stacker stava da Dio, lavato, pulito con l'acido, maltrattato, caricato in macchina, quello è sempre stato, non si è mai rovinato. I due kettle Weber, diciamo, non hanno fatto una bella fine, erano un po' sfondatini, ormai le ventole non funzionavano più. Quindi me li ricordo a San Marino, come no. Erano ormai distrutti, quindi aspettiamo il crollo, ma non il crollo completo, direi. Certo, certo. Invece Gianni chiede quanti dispositivi bisogna avere e perché almeno 5, e Massimo chiede e quanti pimpati WBBQ? E quanti pimpati WBBQ? Tutti, perché tutti. Comunque sì. Sicuramente io direi 3 multipli di 3 invece, da 3 a multipli di 3. Beh, sicuramente, come dicevamo prima, nella scelta del barbecue da utilizzare per tutta la vita, sicuramente un kettle 57, perché rimane uno dei più comodi da utilizzare, più fruibili, che comunque ci possono permettere di fare sia, diciamo, una preparazione per diverse persone, che comunque ovviamente anche poca carne o comunque una pietanza più piccola. Quindi partirei sempre con un 57, poi almeno un portatile che possa essere più o meno piccolo, di diverse marche, comunque un portatile, uno a gas, come dicevi tu, per la comodità di avere un dispositivo di facile gestione, di una prontezza immediata nel momento in cui si ritorna tardi dal lavoro e si ha la necessità di cucinare qualcosa. E poi sicuramente un UDS non è da lasciare fuori da questa lista. Quindi un 57, esatto. Un portatile, gas, un UDS, e poi non so, tu che cosa consiglieresti come quinto? Ah, io ho il portatile, un bullet, uno a gas, lo Scarlett. Lo Scarlett, e poi ho il Gateway. Il Gateway, quindi sono 5. E quindi se devo fare servizi a domicilio, Scarlett, Ascona e Gateway, tutta la vita. Cioè, ci ho fatto a novembre ho fatto 250 persone con queste tre macchine. Era un buffet di un partito, quindi anche del finger food abbastanza un po' simpatico, e con queste tre macchine fatto veramente bene. Ci vuole una seconda casa per 5 dispositivi, oppure va bene anche un secondo garage. Sì. Basta nasconderli bene. Anche Michele Gratti, grande Michele Gratti, vogliamo la sua voce. Chiede chi sono le pietre miliari del BBQ italiano e sammarinese. Questa sera ce li avete qui davanti, dai. Siamo un po' esagerato. Io mi ritengo un appassionato, un griller, e fortunato nel poter fare, come dicevamo all'inizio, un lavoro. Che succede? C'è una domanda strana di Tommaso. Avete mai sentito parlare di quel movimento? Non è mai barbecue. Ricordo che in una gara trovammo degli adesivi attaccati agli striscioni, con una dicitura di queste, non ricordo preciso il logo, però poi ci fu anche furono dei post su Facebook che si cercava chi avesse attaccato questi adesivi, però sono rimasti nell'anonimato e sono scomparsi dalla circolazione. Nulla. Però magari sono sempre tra noi, ma non lo sappiamo, chissà. Non lo sapremo mai. Secondo me adesso con le mascherine non li riconosceremo mai. Ancora peggio.
Ancora peggio, manco la Certo. mascherina da V per vendetta. Ci metterei anche la canaletta, certo, vabbè, ma Emilio Branciforte, per quello che mi riguarda, la canaletta era fuori dai dispositivi dei cinque da scegliere, perché quella è, diciamo, quando nasce un abruzzese nasce anche una canaletta, quindi va di pari passo, Ma gli non arrosticini non può si avere. fanno sul gas? Sul gas, neanche sull'elettrico, ci sono anche aziende che fanno delle canale, delle cuocispiedine elettriche che, come dicevamo prima, come quando si parlava del barbecue a gas, nascono da delle esigenze, perché magari non tutti hanno un balcone, hanno uno spazio o il tempo, ma hanno la voglia di un arrosticino, insomma, la necessità ha fatto sì che si proponesse sul mercato anche questo prodotto. Infatti Michele dice gas e tzatziki, cioè. Grazie. Grandissimo Michele. Bene, io direi che se non ci sono altre domande, siamo in chiusura di puntata. È stata una bellissima conversazione. Abbiamo sforato anche l'ora. È stata la prima volta che abbiamo sforato. Domenico dice: Andrea mi ha spedito Prince, una gara, un adattatore, un guru handmade. Mi si è rotto, mi ha salvato. Grande Domenico, ciao, sì, Questa è la ricordo, massima professionalità di Andrea. cerchiamo sempre di essere tempestivi e di andare incontro alle esigenze dei clienti, dei griller, degli amici per poter soddisfare, insomma, le esigenze e le criticità che spesso si vengono a porre davanti alle nostre vite, davanti a un barbecue. Esatto. Quindi vi salutiamo, compratelo. Prima lo slogan, comprate il libro, aiutiamo Daniele nel suo progetto, cerchiamo di imparare anche tanto dal suo sforzo nell'abbinare tante preparazioni con tante birre, che non è facile, che ha bisogno comunque di una grandissima cultura, di una grandissima preparazione, una grandissima pazienza nel fare le preparazioni e nell'abbinare la giusta birra. È veramente una nota di merito nei tuoi confronti, perché non è da tutti, non è da tutti, è veramente massima stima, Assolutamente. e grazie ancora per la bellissima La dedica, dedica. certo, e per l'invito e la bellissima serata che abbiamo passato insieme, che durante questa quarantena comunque ci ha fatto stare soli in casa, e questo modo di potersi vedere attraverso i social, attraverso i computer, comunque ci ha fatto sfogare un po', e questa sera ancora di E più, tenere più perché vicini, più uniti. Bracci certo, parlare poi della nostra e passione. abbacchi a tutti, dice Fabio. Quindi Ciao chiudiamo, Fabio. un salutone È arrivato il e carbone, veramente Fabio. Sei andato a prendere il carbone in GLS? dalla Befana. Va bene, Daniele, grazie ancora, un saluto a Grazie tutti, ancora a grazie, tutti. grazie e buona serata. Ciao, 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 buona Ciao, serata a ciao, tutti. grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.